Nel corso della partita Milan di Mozzagabria sono stati predisposti significativi servizi di ordine pubblico che hanno consentito di mitigare e gestire un momento che poteva avere delle conseguenze significative, l'arrivo a Milano di 3.000 tifosi ultra della Dinamo Zagabria. Questa attività di prevenzione dislocata in punti strategici della città ha consentito sostanzialmente di identificare e denunciare 33 tifosi in zona stadio prima della partita, denunciati per la detenzione di diverse armi improprie, armi bianche e artifici pirotecnici. Altro momento saliente è stato sicuramente quello del corteo che è stato gestito anche grazie all'ausilio dell'elicottero, un importante servizio di ordine pubblico che ha portato la City Life allo stadio senza problematiche questi tifosi. Altro momento significativo è stato al termine della manifestazione, quando i tifosi ultra 50 di questi, invece di andare alla metro, si sono diretti verso una zona dove si concentrano solitamente i tifosi del Milan, in Piazza Herrera, cercando deliberatamente lo scontro. L'interdizione immediata del reparto mobile ha consentito di mitigare il danno, evitare il contatto tra le due tifoserie e di denunciare 13 militanti, 13 ultra della Dinamo Zagabria.